Il Mansusato è molto importante per la musica tutta, non solo per la musica degli Ottoni, perché è il primo editore musicale di cui abbiamo notizia. Lavorò ad Anversa, l'attuale Olanda, e pubblicò lavori di numerosi autori dell'epoca, non dei suoi, e qui è più troppo facile perché oltre ad autore e editore è stato facile autoconvincersi a pubblicarsi. E questa danzeria è una raccolta di danze dell'epoca, che sono tutte danze caratteristiche che lui ha appunto edito e pubblicato. E il brano che invece eseguiremo ora è Fanfare Chorus di Dietrich Buxtehude. Dietrich Buxtehude è stato organista a Lubecca e all'epoca noi non lo conosciamo, non è famoso come Bach o altri personaggi dello stesso calibro, ma per rendervi conto di quanto fosse importante all'epoca vi basti pensare che i giovani ventenni Händel e Mattheson si recarono in pellegrinaggio quasi a Lubecca per poter sentire la maestria di questo compositore e per fregargli il posto, perché Lubecca era una bellissima cattedrale di poter suonare. Quando lo arrivarono ebbero la brutta sorpresa di vedere che era veramente troppo bravo per potergli fregare il posto e dovettero così passare per altre vie, e Buxtehude gli propose di sostituirlo come maestro di cappella se avessero sposato la sua figlia maggiore, ma la figlia maggiore aveva circa 50 anni e non era proprio bellissima, quindi Händel e Mattheson decisero di tentare la fortuna in altri luoghi. Eseguiremo allora di Buxtehude Fanfare Chorus, buon ascolto. Bravo Stefano. Grazie.
questo qui. Noi per le prime 8 partite scorremo il tema, come scorrà Stefano, e noi tenteremo di colmare armonicamente quello che vi farà.
nazionalisti che erano appunto Korsakov, Mussorgsky, Barachir, Fui e Bogodin. E inoltre il brano è tratto dall'opera La Buona Scuola. Thank you.
ci arriviamo con Cassi, arriviamo con Gustav Mahler. Siamo di fronte al sesto movimento della terza sinfonia di Mahler. La terza sinfonia è speciale più delle altre sinfonie di Mahler, ma oserei dire è speciale tra tutte le sinfonie della storia della musica. È la sinfonia più lunga. A seconda dell'esecuzione si arriva attorno ai 180 minuti. 180 minuti di bellezza, non ci si addormenta, assicurato. La musica è sublime, no? Però, come spesso capita, qualcuno oltre alla musica vuol mettere le parole. Pensate, Richard Strauss scrisse un libro per interpretare le composizioni di Mahler. E di questa sinfonia disse: "Ma a me sembra la marcia dei lavoratori, probabilmente non aveva centrato appieno Strauss quello che Mahler pensava, perché Mahler aveva scritto delle descrizioni sotto ogni movimento. Per questo sesto movimento va scritto: "Was die Liebe erzählt", cosa l'amore mi racconta. Però prego anche a voi di lasciar perdere le parole, chiudete gli occhi e sognate. Thank you.
già in prima fila, vi faccio passare il microfono che è bene, andiamo con la prossima presentazione. Credo che siamo con la frutta. Chiudiamo in bellezza e l'ultima parte di questo concerto è composta da una suite, composta appositamente per un gruppo molto simile a questo. Dovete sapere che il primo gruppo di Ottoni che si è fatto conoscere a livello internazionale, che ha dato un po' il via a quella che è la tradizione dei gruppi d'Ottoni, sono stati Philip Jones, Brass Ensemble, e essi erano tutti componenti della London Symphony Orchestra. E Philip Jones era la prima tromba che ebbe l'idea di cominciare questo tipo di questa tradizione, quella che poi è diventata una tradizione, cominciò appunto con loro. E dovete sapere che questa suite di brani venne commissionata dai Philip Jones Brass Ensemble a Chris Hadze, che è un compositore inglese, e questi sono arrivati da lui e gli hanno detto: ci servono quattro brani. Non gli hanno detto nient'altro, lui aveva carta bianca, poteva fare quello che voleva. E dovete sapere che nella tradizione di questo compositore è usuale che lui parli di ciò che lo circonda, dei paesaggi che vede, delle persone che conosce. E quando decise di comporre questa suite, si dà il caso che avesse quattro gatti per casa. Quindi disse: cosa fare di meglio che dare ad ogni brano il titolo di uno dei gatti che io possiedo. Perciò i quattro brani sono dedicati ai suoi quattro gatti, che sono Mr. Jams, il primo, Black Sam, Borange e Kraken. E in un'intervista, dopo che questi brani sono diventati, diciamo, il pezzo contemporaneo più conosciuto per gruppo d'Ottoni, e quindi in un'intervista successiva, quando gli venne richiesto: ma come mai questi nomi, come mai questi brani, c'è una connessione? Lui dice: certo, come dire, non sono stupido, non è che i brani sono scelti a caso. E in particolare si è soffermato su uno di quelli più accattivanti, che è Borage. E è stato qui che lui ha detto: dovete sapere che questi erano quattro gatti non domestici, sono quattro gatti che mi sono ritrovato nella mia villetta in campagna. Lui abitava in un paese forse più piccolo di Songavazzo, 40 abitanti, una cosa del genere. Si trova questi quattro gatti in giardino, e in particolare Borange attrasse la sua attenzione perché è stato l'unico che non si è mai fatto domesticare davvero. E il titolo è quello di un'erba che cresce anche nei nostri luoghi, che è la borragine, che fa un bellissimo fiore selvatico senza bisogno di alcuna cura da parte dell'uomo. E lui diede a questo gatto questo titolo perché era l'unico che non si faceva accarezzare, che arrivava solo per mangiare sostanzialmente, ma era quello che conservava un istinto più simile a quello che era il selvatico. E ogni gatto ha la sua personalità e trasparirà sicuramente dalla nostra bellissima esecuzione. Adesso in un modo più leggero, non sono poetico come Zeno, ma il filo che conduce tutte le presentazioni è che sono state fatte da una sezione che ha avuto la poesia di Zeno, e diciamo che gli altri sono andati al sodo. Io sono stato come sono stato io, ma la cosa che abbiamo tutti in comune è che siamo bellissimi e vi auguriamo di apprezzare anche quest'ultima serie di brani. Thank you.
scoperto, ma la musica l'ho scoperto. Così nel senso che non riesco per me.
con questo brano vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, l'abbiamo indovinata e di aver sentito che fiore qui, azzeccata, è andata bene così, magari gli ultimi brani non sono proprio adatti al luogo, però se non ricordo male uno dei padri della Chiesa Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte, chi suona, guardate che fatica che fanno, sono tutti davanti bravi, forse anche più di due volte, perché quattro volte come minimo, quattro, cinque, sei volte. Quindi direi che anche questi ultimi brani sono adatti alla situazione. E poi magari, se lo desidererete, vi lasceremo con un bis particolare. Thank you.
siamo, siamo giunti a tempo, siamo in chiesa, forse anche per questo motivo il Signore ha voluto che venissimo in chiesa, perché da domani, come tutti noi sappiamo, si apre una settimana di preparazione alla festività dell'Assunta, o no? Quindi siamo in chiesa, giusto? Non ho sbagliato il calendario, lunedì inizia la settimana. A questo proposito, il gruppo Toni, siccome è solito ed è ospite spesse volte di San Giovanni Maggiore di Bergamo, e in quelle occasioni ovviamente ha trovato modo di proporsi anche con dei brani particolari come l'Ave Maria, magari per voi un po' sconosciuta, io tengo a precisare che Monsignor Chioli, forse i più anziani, diciamo non tantissimo, più o meno per la mia età, dopo la cinquantina, sanno chi era Monsignor Chioli, che è stato uno dei più significativi acculturati religiosi della nostra provincia del secolo scorso. Era nato nel 1914, l'anno scorso a Verbello, nel mio paese, abbiamo festeggiato, ricordato il centenario della nascita. È stato direttore della biblioteca civica ormai per diversi anni, curatore del diciamo ha recuperato alcune scritte della storia di Bergamo, terra di Bergamo e bergamaschi, di Borgo Perotti, e aveva scritto sulla Maria, sulle note della Maria di Schumer, delle strofe molto belle. Don Gilberto Sessantini, che è pure di Verbello, per cui un cittadino di Monsignor Chioli, molto amico mio e anche della persona Giussani, perché spesse volte, ecco, mi sto facendo prendere fiato, va bene? Ok, grazie. Ha invece dedicato a queste due strofe di Monsignor Chioli una composizione musicale fatta proprio per quella preghiera, quelle strofe scritte da Monsignor Chioli, e ne aggiunse poi altre due. Quindi di Monsignor Chioli e Don Gilberto Sessantini, Ave Maria. Thank you.
l'assessore, che non mi sfugge il nome, Guido, e ovviamente il parroco della parrocchia, perché giustamente la disponibilità di poter venire in chiesa per lui è stata una salvezza, altrimenti non immaginare se fossimo stati su una parecchio, sarebbe stata dura, saremmo là con il destinario. Bene, grazie. Sulla dedica.